Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Over TV. Iniziamo subito con le curiosità storiche del nostro territorio che hanno un narratore d'eccezione, il professor Raffaele Fattalini. Oggi il professore ci porta a fare una gita in barca col gemelli. Il luogo è un luogo magico e anche un po' misterioso, ovvero il Lago d'Orta, e la nostra guida del passato è Gerolamo Gemelli di Orta, il fabbriciere, così come si definiva un tempo l'amministratore, del Sacro Monte di San Francesco, autore di una guida del passato che si legge volentieri ancora oggi. Subito la linea al professor Fattalini. Racconto di ragionamenti avutisi in barca passando da Omegna ad Orta sopra l'antichità della popolazione ed altre memorie di quei contorni. Così recita, come un invito, il titolo dell'opera dell'ortese Gerolami Gemelli, allettante promessa di una piacevole gita sulle onde del suo e nostro lago, scandita da colpi di remo silenziosi e cadenzati, senza fretta, in bella compagnia di persone che avrebbero descritto i paesi che si affacciano sulle rive e a mezza costa tra i boschi, avrebbero raccontato in quei barcheggianti le storie delle genti del Cusio, di San Giulio e del drago dell'Orchera, e quella del personaggio misterioso scolpito nell'ambone della basilica. Avrebbero sicuramente detto del miracolo dell'apparizione della Beata Vergine alla pastorella di Vacciago, che tutti ricordiamo come la Madonna della Bocciola. E certamente anche avrebbero ricordato la storia dell'abate Guglielmo, nato sull'isola di San Giulio nell'estate dell'anno 962, mentre la regina Villa vi subiva l'assedio dell'imperatore Ottone, storia romanzesca e romanzata. Non sarebbero mancati riferimenti al vescovo conte di Novara, signore delle acque e delle terre di San Giulio. Pensavo, insomma, che leggendo questo libro avrei fatto una piacevole ed istruttiva gita in barca, non un periplo, come tante volte avevo fatto a tratti o intero, ma un endoplo, per così dire, un viaggio interno sulle onde e nel cuore stesso del lago. Ma dopo aver letto qualche pagina, l'entusiasmo svanì. Mi accorsi che non sarebbe stata una lettura facile. Gerolamo Gemelli, l'autore, è una delle personalità più note e preziose per gli studiosi della storia cusiana. Nacque ad Orta il 12 settembre 1727 da nobile ed antica famiglia, molto influente nel borgo e nella riviera di San Giulio, fino a Borgomanero. Altrettanto altolocata la famiglia della madre, la nobildonna Caterina Tartagna Galardi, studiò a Bologna e a Pavia, dove si laureò in legge a 20 anni. All'attività forense preferì l'amministrazione dell'ingente patrimonio di famiglia, alternando la residenza nel borgo natio con quella a Milano, dove nel 64 sposò la ventenne Rosa Manzoni, futura zia dell'autore dei Promessi Sposi. Fu anche uomo di lettere e studioso di storia patria, fornito di una biblioteca notevolissima per i tempi, ricca di autori contemporanei, tra cui filosofi, economisti, fisici e classici, tra i quali il prediletto Orazio. Fabbriciere del Sacro Monte, ne sostenne le spese con offerte cospicue. Nel 1777 pubblicò l'opera sua più famosa, Il Sacro Monte d'Orta, insegnato da Dinimo Patriofilo, prima opera storica sull'argomento, firmandola con lo pseudonimo di Didimo Patriofilo.
Tre anni prima aveva pubblicato sempre a Milano il nostro bizzarro libretto, di cui una rarissima copia è conservata alla Fondazione Achille Marazza di Borgomanero. Il Gemelli morì nel suo palazzo di Orta nel 1806, il 14 ottobre, all'età di 79 anni, senza figli. Confortato dalla benedizione papale, scrisse il parroco, e due giorni dopo il suo cadavere fu condotto al sepolcro di famiglia, posto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria. La vedova Rosa gli sopravvisse 11 anni, che trascorsi con il cappuccino Giuseppe Andreole, accolto in casa Gemelli dopo la soppressione napoleonica del convento del Sacro Monte. Il manoscritto del Gemelli giacque per due secoli in questo austero edificio che sorge in cima alla salita della Motta, accanto alla chiesa dell'Assunta, finché fu donato all'ente di gestione del Sacro Monte da una discendente dell'autore, Maria Luigia Gemelli, ed è ora conservato nella sede di quel monte di San Francesco tanto amato da Gerolamo, ricorda la sua biografa Fiorella Mattioli Carcano, il quale nel redigere la famosa guida affermava: «Ho eletto questa via del guidamento e non della descrizione, d'altronde questo sacro monte è fatto perché sia visitato, non perché sia da lunge ammirato». Il racconto, il nostro racconto, il racconto del Gemelli, è reso conto della conversazione che si svolge durante il tragitto in barca da Omegna ad Orta, tra quattro signori, due villeggianti e due del luogo, sopra l'antichità della popolazione e altre memorie di quei contorni. Fu pubblicato a Milano nel 1774. Opera difficile da leggere, in molte pagine, per la lingua ostica e per i periodi contorti. Non suddivisa in capitoli, neppure una capo, un blocco massiccio in cui si fa fatica a distinguere i dialoghi e i personaggi dalle parti narrative o descrittive. Sarà per questo che il Gemelli, per pubblicare tre anni dopo la sua celebre guida di cui abbiamo detto, scelse un altro tipografo. Il Gemelli in questo racconto si è autoritratto nei panni di un avvocato milanese sulla cinquantina che villeggia con la moglie sul lago d'Orta da anni, forse a Miasino. Seguiamo l'autore che, dopo una lunga premessa in cui mette le mani avanti avvertendo che la cosa è stata frettolosamente scritta e poco più che riletta, incomincia il suo racconto precisando subito la data. Era l'ultimo giorno della prima metà di settembre quando, libero da ogni faccenda, mi trasferì con tutta la famiglia da Milano a pernottare in Arona, per quindi passare nel susseguente giorno al luogo solito della mia villeggiatura, nella riviera d'Orta. La veniente mattina, levatomi allo spuntare dell'alba e veggendo continuare un bellissimo sereno, mi consigliai su due piedi di convogliare tutta la mia brigata al suo destino ed io passare tutto solo alle isole Borromee e di là per Feriolo in Omegna e quindi la sera raggiungere la famiglia. Mi andò compiuto per punto il mio divisamento, prosegue, fino ad arrivare ad Omegna mentre il sole aveva appena fatta la metà del suo corso dal mezzodì all'occidente. Questo per dire che erano le 3 del pomeriggio. È un saggio della prosa arzigogolata, veramente barocca, del ragionamenti, qui abbastanza chiara e anche piacevole peraltro. Trovandomi così soletto, mi avviai alla volta del lago, incerto se dovessi tenere la via di terra oppure se mi volessi tornare più in acconcio e passare fino a Orta in barca e di là al mio termine. Pervenni appunto alla riva mentre che scioglieva una barca con 3 persone a bordo, con sole 3 persone, cioè
il nostro abate Sfur, un vecchio canonico di San Giulio, pur mio conoscente, e un forestiere seduto in mezzo a loro due, che intesi poi essere il barone Catriosso. Più che persone reali, i tre sembrano essere dei personaggi di una commedia, dai quali l'autore si serve per esprimere opinioni diverse o contrastanti circa i vari argomenti che via via vengono a galla, in particolare la dipendenza di Orta e della sua riviera dal vescovo di Novara e da poco dal re di Sardegna, di Savoia e Sardegna, come vedremo. I due conoscenti lo invitano a salire e gli offrono il posto, mentre il barone lo guarda perplesso, giudicandomi per avventura, spiega il nostro, per il mio abito filosofico, cioè un po' alla buona, non elegante, abito da viaggio diremmo, un onesto mozzo recchi che non può o non sa rubare. In questi guizzi espressivi la lingua del Gemelli si riscatta e brilla. Mozzo recchi son pur chiamati disonesti ed ignoranti curiali, spiega il Tomaseo, una zecca carbuglio, un avvocato trosone, direbbe il Manzoni. Qua e là brillano come pepite parole ricercate o di uso raro, per esempio de pige, ossia dalle natiche cadenti, in contrapposto a callipige, dalle belle natiche, come la famosa e ammirata Afrodite Callipige. La conversazione, come la barca, prende anch'esso l'abbrivo dal panorama della costa occidentale. Cesare, in primis, su cui il barone avvia un discorso etimologico strampalato, collegandola ai ceci, cui segue Pisonio, che deriverebbe dai piselli. Si parla poi di filosofia, di erudizione storica, e l'abate sostiene addirittura che Orta è più antica di Roma. Ed i due barcaioli, a sentire tali bizzarrie, si guardano sbalorditi e se ne escono con un scrive a rimarcare lo sproposito. Si va avanti così per un po' di pagine e per circa 2 miglia. Il viaggio in barca a remi da Omegna a Orte aveva la durata di 2 ore o poco più, se il tempo era bello, il lago tranquillo e se l'inverna, il vento del sud, soffiava leggera. Ma a tener banco è la questione più controversa, ossia la denominazione del lago e della regione circostante, se debba chiamarsi Riviera di San Giulio o del lago d'Orta. Questione nominalistica in apparenza, ma con implicazioni politiche. È ancora una ferita aperta e dolorante la fine dello Stato della Riviera, uno Stato indipendente, autonomo in molta misura. Passato 7 anni prima, per decreto del Vescovo di Novara, signore di questa terra fin dal tempo dell'imperatore Ottone I, al re di Savoia e Sardegna, dal quale gli Ortesi e prima fra tutti il Gemelli, che si era assunto lo pseudonimo di Patriofilo, cioè amante della patria, per l'amore della sua piccola e cara patria, si sentivano trattati come sudditi. La seconda parte del libro è quasi interamente occupata dal Gemelli, che non lascia spazio agli altri tre, con una concione storico-patriottica che ha tutta l'aria di una arringa, tanto che a volte egli si alza in piedi e solo il timore di cadere in acqua lo costringe a rimettersi a sedere. Sono chiamati in causa il Bascapè, il Cotta, gli altri storici, si citano decreti, statuti, documenti, atti notarili di quei secoli scimuniti. A dar sollievo al lettore e in fondo anche allo stesso Gemelli sono le frequenti citazioni di Orazio, poeta che evidentemente il nostro autore prediligeva. Ricca e ben scelta biblioteca quella del Gemelli, se viene citato addirittura il seicentesco Ducange, massimo lessicografo latino, ancora insuperato.
ci avviciniamo alla conclusione sia del viaggio sia della disputa più importante che trova la sua soluzione in questi termini. Le terre della Riviera sono riconosciute soggette a Horta, come ribadito da statuti secolari. Dopo 2 ore di navigazione, la barca doppia capo Movero, dove secondo una delle tradizioni, San Giulio avrebbe steso il mantello sulle acque per raggiungere l'isola e dove oggi sorge Villa Motta. Poco dopo passa davanti al luogo dove alloggiò l'imperatore Ottone in quell'estate del 962, un luogo che era della medesima Horta il settentrione, scrive il nostro, più o meno dove si trova l'hotel San Rocco. Eccoli sbarcati in piazza. Pagati i 2 barcaioli, il parroco vorrebbe ospitare i 2 forestieri nella canonica lassù di fianco alla chiesa, in cima alla motta. L'abate, da parte sua, insiste perché onorino la sua casa, di cui ci troviamo sulla soglia, ma il Gemelli ha fretta di andare a casa dalla sua Rosa, che lo aspetta. Ringrazio l'uno e l'altro della cortesia, ma voi vedete che avanza una buona ora di giorno, di luce, di chiaro, onde io posso innanzi notte essere con la mia famiglia. Dice. Anche il barone declina l'invito, scusandosi col dire che lo aspettano, virgolette, altri suoi conoscenti all'osteria. Così, conclude l'autore, licenziatici l'uno dall'altro, ci volgemmo ciascuno al nostro destino. Il protagonista del prossimo spazio è il presidente del Centro Servizi del Territorio, il professor Carlo Teruzzi, che nel suo spazio, appunto, che abbiamo definito schegge di vita, ci offre spunti di riflessione sul vissuto quotidiano in cui ognuno di noi può riconoscersi. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. In questi giorni ricordiamo i 100 anni dalla nascita di Karol Wojtyla, polacco, uomo di umili natali, che fu operaio, ma anche grande amante del teatro, della musica e della poesia. Un uomo di grande cultura, grande filosofo, ma un uomo che non rinunciò mai anche ad essere educatore. La sua vicinanza ai giovani fu veramente sempre un tratto della sua vita. Quest'uomo
salì al soglio pontificio nel 1978 col nome di Giovanni Paolo II e fu per certi aspetti il pontefice più giovane, ma anche il pontefice dal pontificato più lungo, comunque tra i più lunghi, appunto dal 1978 sino al 2005. Fu il primo papa a provenire dall'est, in qualche modo interrompendo una lunga tradizione di papi italiani. Ma fu anche il papa che introdusse una grande tradizione, quella dei viaggi apostolici. Pensate, in tutto il suo pontificato ne compì 104. Questo suo in qualche modo ripercorrere la storia e le orme di Paolo, Paolo di Tarso, ha in sé e porta con sé un tratto caratteristico, appunto quello della missionarietà. Giovanni Paolo II era un vero e proprio missionario che avrebbe voluto portare la grandezza e la testimonianza del messaggio cristiano in tutto il mondo. Ma questo proprio per una vicinanza alle culture e ai popoli che egli andava incontrando. Era davvero sempre curioso di conoscere dove andava, con chi stava e quali erano gli usi e le abitudini e le tradizioni di quei popoli. In qualche modo avrebbe sempre voluto immedesimarsi, portando Cristo ovunque, ma dentro la cultura e la logica di quelle popolazioni. Fu anche in qualche modo il primo pontefice ad essere beatificato dal suo successore. Benedetto XVI lo beatificò e ad oggi è canonizzato, è santo. E questa sua particolare attenzione alla santità l'ha poi davvero espressa in tutto il suo pontificato, perché canonizzò più di 400 santi, appunto. E come dire che per lui la santità non era qualcosa di eccezionale, di straordinario, ma non erano altro che uomini veramente uomini, donne veramente donne. Questa specie di santità che entra nella quotidianità, nella ordinarietà, fu davvero uno dei tratti peculiari del suo pontificato. Io ricorderei tre elementi essenziali, veramente tantissimi sarebbero. Proviamo a portare la nostra attenzione su tre elementi che caratterizzarono questo suo lungo ed intenso pontificato. Il primo, certamente molto importante, è l'attenzione alla dignità della vita. La vita, questo lui lo espresse subito già dalla sua prima enciclica nel 1978 con la Redemptor Hominis, l'uomo al centro del cosmo. L'uomo è al centro del cosmo, ma non per una sorta appunto di antropocentrismo, ma perché in quanto figlio di Dio creato a sua immagine e somiglianza, il creato è suo ed è stato creato per lui, ma lui stesso in qualche modo è dono a se stesso e pertanto è custode della propria vita. E allora con questo Giovanni Paolo II introdusse il tema della inviolabilità, dell'intangibilità, appunto della sacralità della vita stessa, con questo evidentemente andando a toccare molte tematiche di natura morale e anche tematiche oggi di grande attualità, appunto legate alla sfera della bioetica. Ma un'altra questione, un altro tema molto importante fu certamente quello della libertà della persona. Probabilmente davvero l'esperienza che egli compì lo segnò molto. Nacque, visse, operò, tra l'altro appunto anche poi da vescovo e da cardinale, in una Polonia comunista, in una Polonia per certi aspetti occupata, dove la libertà della persona non era certamente rispettata per quella che è la sua più grande natura, che è appunto la voglia e il desiderio di esprimersi per quello che siamo, figli di Dio innanzitutto. Ma fu anche un grande avversario del capitalismo, di quel capitalismo che evidentemente in una logica di bieco consumismo finiva per annullare l'uomo, per renderlo in qualche modo schiavo della realtà stessa, laddove invece l'uomo dovrebbe essere signore della realtà, dominatore, proprio perché la realtà è stata donata e creata per lui stesso. Per cui grande avversario delle grandi ideologie, non dimentichiamoci ad esempio che Solidarnosc vide in lui un grandissimo sostenitore e probabilmente per certi aspetti nel 1989 il crollo del muro di Berlino, per cui la fine di una certa epoca, vide certamente in lui un grande protagonista. Ma un'altra grande tematica che lui stava molto a cuore era certamente quella della misericordia. Istituì appunto il giorno della Divina Misericordia quando canonizzò Faustina Kowalska, perché comunque questo padre creatore che rende l'uomo signore della realtà
ha nei confronti di questo uomo un grande sguardo di bene, di misericordia, di amore. Questo è il Papa che noi in qualche modo abbiamo proiettato nei nostri cuori. Quel Papa, quando salì sul Sole Pontificio, su quel balcone, il primo giorno, ce lo ricordiamo tutti, la prima parola che disse, e questo direi che è la grande testimonianza che ci lascia oggi, disse: non abbiate paura. Non abbiate paura, penso che sia davvero in un momento di grande smarrimento e, se volete, di fragilità come quello che stiamo vivendo, nel quale abbiamo bisogno di maestri e di grandi testimoni del positivo, di persone che ci aprono alla speranza. Ecco, quel suo "non abbiate paura" non era fondato sulle capacità, sulle mere capacità dell'uomo, ma sul fatto che l'uomo è figlio di Dio e che l'uomo e all'uomo Dio vuole bene. L'uomo è amato da Dio e per questo è reso signore della storia. Per cui quel "non abbiate paura" penso che davvero sia di grandissima attualità anche per noi oggi. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, se mi sbaglio mi corrigerete. Ed eccoci giunti in chiusura di trasmissione anche per oggi. L'appuntamento però è rinnovato a domani, stessa ora, sempre con OverTV. Ciao a tutti.